nell'ultimo periodo in Valtellina abbiamo notato un incremento del gioco d'azzardo. Abbiamo perciò deciso di intervistare dei passanti ponendo le domande in tre modi differenti. A un primo gruppo abbiamo posto il gioco d'azzardo come qualcosa di positivo, di non grave. Noi invece con il nostro gruppo abbiamo posto le domande in modalità neutra, senza far trasparire nelle domande alcun pregiudizio. Noi invece abbiamo deciso di porre le domande in modo negativo. Che cosa avranno risposto? Scopriamolo insieme. È solo, come si dice in genere, una perdita di tempo e soldi, o può essere anche un passatempo piacevole? Può essere un passatempo piacevole. Utilizzereste il vostro tempo per giocare d'azzardo? Dipende quanto. Poco sì, probabile. Okay. Pochissimo. No, raramente. No. È consapevole che il gioco d'azzardo sia una perdita di tempo? Altro che. Assolutamente sì. Una perdita di tempo e soprattutto una perdita di denaro. Chi non inizia a giocare, secondo lei, è perché ha paura di non riuscire più a smettere? No, penso che sia perché non ne abbia voglia. Ma non riuscire più a smettere può essere davvero un rischio o è solo un po' quello che si dice in giro? No, può essere un rischio. Quali potrebbero essere le ragioni per cominciare a giocare? In generale. Non ne conosco perché... No, cioè perché no. Una persona dovrebbe cominciare? Per problemi. Secondo lei, quali problemi spingono le persone a giocare? Per la noia, penso, all'inizio. Poi dopo è una malattia che ti entra ed è difficile uscire. Se lei avesse una possibilità di vincita, quanto sarebbe disposto a spendere in una settimana? 50 euro. Cioè, se sono sicuro di vincere, ha una cifra. No, non sicuro. Pensi di avere la possibilità. Se pensi di avere la possibilità di vincere... Una centella ce la piacca. In media quanto è possibile spendere a settimana secondo voi? Dipende dalle possibilità di quelli che giocano, perché sono quelli, adesso ci sono anche le scommesse sul calcio, e ci sono tanti che pensano di vincere, ma a lungo termine più quello che spendono che... Si rimettono sempre nel gioco. Quanti soldi butta via un giocatore in una settimana? Dagli ultimi dati credo che provincia di Sondrio sia fra una delle prime in Italia, e che praticamente c'è un paese, Fondovalle, credo, praticamente spendono sui 1700 euro al giorno, cioè al mese, scusate. Ah, non lo so, non ne ho idea. 300, 400 euro? Non ho idea perché non l'ho mai fatto. Avendo in mente i grandi montepremi che ci sono adesso, per esempio, quanto pensa di poter vincere? Ma se mi va bene anche 1000 euro, 1500 euro, sarebbe un sogno. In media quanto è possibile spendere a settimana nel gioco d'azzardo? Non lo so, dipende, se all'inizio poco, altrimenti tanto già. Ok, secondo te quanto si può arrivare a vincere una settimana, o perlomeno più la vincita o più la perdita? Perdita sicuramente. Okay. Di tutti i soldi che si sperperano, quanti pensi che ne tornino indietro? Comunque, secondo le leggi dei grandi numeri, è sempre il banco che vince, quindi... quelli che tornano indietro sono una minima parte che illude il giocatore di poter vincere qualcosa. E lei ha qualche rito scaramantico in generale? Si sente fortunata? No, non credo molto nella fortuna, secondo me uno si costruisce la propria vita. Tipo, dicene uno. Tipo, c'ho un crocefisso nell'astuccio prima di interrogarmi, e così non vengo interrogato. E ti senti fortunato in generale? No, guarda che amici ho. Secondo voi è questione di abilità o di fortuna? Dipende in quali giochi, certo. Nel poker ad esempio c'è tanta abilità, ma anche tanta fortuna. Giochi come ad esempio le scommesse ci vuole anche un'abilità, e altri giochi come la roulette c'è fortuna. Ti sfido. Metti fortuna, dai. Pensa che le persone abbiano dei riti scaramantici che le illudono di vincere? O sono consapevoli del fatto che perderanno tanti soldi? Sono consapevoli che li perdono tutti, ma è una cosa che ti entra e uscirne. E hanno dei riti, secondo lei? Sinceramente non lo so, questo dovresti chiedere a loro. Nel loro immaginario, no,
loro sono convinti di cambiare vita, di stravincere, ed è questa la molla che li frega. Visto l'aspetto divertente di un gratta e vinci, lo regaleresti a un bambino? A un bambino no, è ancora presto, cioè dipende dalla sua età, nel senso... Ok. Cioè se una, anche dipende dalla persona, cioè se tipo una persona easy, glielo regalo, dico zio, piglia sto gratta e vinci, che ti diverti un botto e poi cominci a scommettere, entra anche lui nel mondo. Sì, vabbè, magari con il gratta e vinci da 1 euro, 2 euro, giusto per il divertimento di grattare. Sì, certo. Regaleresti un gratta e vinci o un biglietto della lotteria? Ho altri regali da fare. Secondo lei è giusto regalare un gratta e vinci a un bambino? Ah beh, quella è una cosa nuova. Che non sia un vizio, però penso che non sia una cosa da non usare. Per l'amor di Dio è diseducativo al 1000 per 1000. Secondo te qual è il gioco più divertente, quello che preferisci personalmente? Le schedine sono l'unica cosa che ti fanno ragionare un po', il resto dei giochi, a parte, cioè se vai al casinò diventa divertente giocare al banco. Quale gioco pensate sia più redditizio tra i vari giochi d'azzardo? Io per esempio, siccome seguo un po' lo sport, penserei quelli del Totocalcio o di... No. No, fra l'altro io non ho mai giocato a tutto calcio, ha giocato una volta mio fratello, ha vinto 200.000 lire, non so, ai tempi c'erano ancora le lire e poi l'ha rimessi di nuovo tutti, così succede a lungo andare. Qual è il gioco che fa perdere di meno secondo lei? Fanno perdere tutti tanto, dipende da quanto giocano. Che dipende, perché uno può perdere, può giocare alla roulette, perdere tanto o perdere poco perché smette. E poi prende un gratta e vince tutti i giorni, prende 100. Quanti soldi pensa che ogni persona butti via nel gioco d'azzardo in Valtellina in un anno? Io vedo che le, quando passo nei bar o così vedo sempre che c'è gente che gioca. Però è sempre una vista parziale, cioè non ho, non ho l'idea di... Conosco gente che ha buttato via la sua vita per il gioco. Sì. Veramente, dato che è un mondo che sì, se ne sente parlare sempre di più, però a me è molto lontano. E quindi non potrei neanche... Cioè magari posso dirti 100 euro, come magari uno ride, dice ma uno non comincia neanche per una cifra così. Non veramente non saprei dirti perché non ho un parametro. 10 euro. Secondo lei essere ludopatici è una cosa che va nascosta oppure no? No, non va nascosta, anche se diventa una malattia, anzi, così qualcuno ti può anche aiutare e farti capire che stai esagerando. Perché pensa che le persone si vergognino di ammettere che giocano? Proprio un senso di grande debolezza. Uno che ti rovina la sua vita e quella dei suoi familiari si rende conto che sta facendo una cosa che non è solo folle per sé ma anche per la sua famiglia. C'è gente che è sposata, che non riesce neanche a dare a mangiare ai suoi figli, quindi più mi sembra normale che uno si debba vergognare. E di fronte all'atteggiamento del gioco d'azzardo compulsivo ci sono diverse situazioni, ci sono persone che lo sottovalutano, hanno un atteggiamento piuttosto superficiale, altre lo considerano qualcosa di potenzialmente pericoloso ma controllabile, altre persone ancora hanno un atteggiamento marcatamente moralistico, lo considerano una colpa morale grave e infine ci sono persone che capiscono che si tratta di una patologia curabile. Queste ultime due posizioni sono interessanti. Talvolta le persone credono, sbagliando, che giocare d'azzardo sia una colpa morale perché porta se stessi e la propria famiglia a situazioni di dissesto economico. Se chi gioca d'azzardo vive così la sua situazione, quindi si vive come persona sbagliata, come persona meritevole di biasimo, si colpevolizza e finisce paradossalmente per entrare in un circolo vizioso dal quale difficilmente poi esce, perché poi inconsciamente ha bisogno di pagare e giocare sempre di più e rovinarsi diventa il modo migliore per
pagare e quindi fare pace con i sensi di colpa. Bisogna invece promuovere un diverso atteggiamento, una diversa consapevolezza. Il gioco d'azzardo appartiene alle famiglie delle dipendenze da situazione. Come tutte le dipendenze, si tratta di situazioni complesse da non sottovalutare, da non minimizzare, ma curabili. Quindi l'atteggiamento più saggio è quello di invitare le persone che sono in questo tipo di dipendenza a rivolgersi alle strutture deputate e competenti per curare questo tipo di dipendenza. Niente moralismo, niente stigmatizzazione, ma appunto terapia. Ma voi volete convincere la gente a giocare? No. Non ho capito il senso di questa cosa. Una centella ce l'ha piatta. Una centella ce l'ha piatta. Se dovesse scegliere un gioco, secondo lei qual è il più divertente? Fare l'amore. Ma 30 anni fa, però non la devo. Lo regaleresti a un bambino? Se è tipo mio cugino, sì, un botto. Lo regaleresti a un tuo cugino? No, cioè... Il gioco vietato ai minori può causare dipendenza patologica. Per l'amor di Dio.